Pace e bene a tutti, è un piacere avervi qui anche oggi, 30 dicembre, e noi ricordiamo la Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e di Maria. Ascoltiamo. La Santa Famiglia è modello di vita per ogni famiglia. Perché Gesù, vero uomo, ha voluto nascere in una famiglia umana e così facendo l'ha benedetta e consacrata. Gesù ha avuto la Vergine Maria come mamma e Giuseppe che gli ha fatto da padre. Essi l'hanno allevato ed educato con immenso amore. La famiglia di Gesù merita davvero il titolo di santa perché è tutta presa dal desiderio di adempiere la volontà di Dio, incarnata nell'adorabile presenza di Gesù. Da una parte è una famiglia come tutte, e in quanto tale è modello di amore coniugale, di collaborazione, di sacrificio, di affidamento alla divina provvidenza, di laboriosità e di solidarietà, di tutti quei valori che la famiglia custodisce e promuove, contribuendo in modo primario a formare il tessuto di ogni società. Al tempo stesso, però, la famiglia di Nazareth è unica, diversa da tutte per la sua singolare vocazione legata alla missione del Figlio di Dio. Proprio con questa sua unicità, essa addita ad ogni famiglia e in primo luogo alle famiglie cristiane l'orizzonte di Dio, la prospettiva del cielo al quale siamo destinati. Dice Papa Francesco: il nucleo familiare di Gesù, Maria e Giuseppe è per ogni credente, e specialmente per le famiglie, un'autentica scuola del Vangelo. Qui ammiriamo il compimento del disegno divino di fare della famiglia una speciale comunità di vita e d'amore. Qui apprendiamo che ogni nucleo familiare cristiano è chiamato ad essere chiesa domestica per far risplendere le virtù evangeliche e diventare fermento di bene nella società. Ogni volta che c'è una famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche alla periferia del mondo, il mistero del Figlio di Dio, il mistero di Gesù che viene a salvarci è all'opera e viene per salvare il mondo. E questa è la grande missione della famiglia: fare posto a Gesù che viene, accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni. Gesù è lì, accoglierlo lì perché cresca spiritualmente in quella famiglia. La Sacra Famiglia è al centro di questo momento della nostra vita spirituale, della nostra vita religiosa. Oggi una giornata dedicata a loro, a questo nucleo familiare che la Chiesa ci pone come esempio. Cosa vuol dire come esempio? Ovviamente che Gesù si è incarnato e che quindi la sua famiglia lo ha accudito, lo ha preso con sé e insieme hanno fatto un cammino di vita terrena all'insegna del volersi bene, dello stare uniti e del superare le difficoltà, ognuno poggiandosi sulla forza dell'altro, perché nessuno dei tre da solo avrebbe avuto la forza di compiere questo cammino. Allora impariamo da questa bellissima opportunità, di questa bellissima festa di oggi, che la famiglia è anche questo, quello che manca a me io lo trovo negli altri e quello che è brutto anche di me trova accoglienza negli altri che mi amano per come sono. Questo è l'esercizio della famiglia e per questo ci fa bene guardare a Maria, a Giuseppe e al piccolo Gesù, perché loro sono stati una famiglia vera, una famiglia che ha saputo rimanere insieme. È una famiglia che ci avvicina non solo come modello, ma proprio anche come compagni di viaggio. Allora li preghiamo. Maria, Giuseppe, Gesù, pregate per noi.